allenarsi da giovani. Sì, il Parmigiano Reggiano ha ormai oltre 10 secoli di storia. È un'invenzione dei monaci benedettini. Nel Medioevo il latte, non essendoci ovviamente i moderni frigoriferi, poteva durare qualche ora. L'invenzione dei formaggi ovviamente faceva durare un po' di più il latte trasformato in formaggio, ma qualche giorno. Questa grande invenzione invece è che con la unione, con la cooperazione dei contadini, si arriva a fare una forma di grandi dimensioni e che può durare, stagionandola, tantissimi anni. Questo è un territorio che dal Medioevo si tramanda questa tradizione di fare il formaggio parmigiano-reggiano. La razza bianca modenese, che è appunto una delle due razze storiche del parmigiano-reggiano, a livello ufficiale è dichiarata estinta. Sono 50-60 anni ormai che la gran parte delle razze autoctone bovine sono state sostituite con le vacche frisone bianche e nere, perché fanno molto molto più latte come quantità. Sicuramente un ottimo latte da bere, ma non da trasformare in formaggi. Avevamo i ricordi dell'infanzia, dell'allevamento della bianca modenese. Nostro padre, che era un allevatore di bianca modenese, abbiamo detto: perché non ricominciamo a fare il parmigiano reggiano di una volta, il parmigiano reggiano della tradizione? Erano già 5 anni che tentavamo di raccogliere diversi capi sparsi in tantissimi allevamenti, quando il 1° gennaio del 2009 è nata di nuovo la prima forma con solo latte di bianca modenese, ovviamente per noi è stata una gioia. Sono ormai 10 anni che ci dedichiamo e produciamo ancora solo una forma, quindi una cosa unica. Si riesce a capire che è un formaggio, quello di bianca modenese, praticamente unico, uno al giorno, più unico di così.